Veniamo da un aperitivo dibattito in cui abbiamo parlato sia del percorso che ci ha portato all'attivazione di GIMO che agli sviluppi futuri, quindi cosa c'è dopo GIMO, cosa possiamo fare ancora per innovare la mobilità in generale, quindi non solo quella notturna. Cosa hai messo? Gli studi sono stati molto interessanti, chiaramente si parla sempre di più di una mobilità sostenibile a misura di studente che veda sempre di meno l'impegno del mezzo privato e un'efficienza maggiore del trasporto pubblico. Sicuramente c'è molto da fare anche per quanto riguarda l'abbassamento magari dei costi, soprattutto degli abbonamenti per gli studenti che spesso utilizzano i mezzi. Quindi le proposte sono state tante, poi bisogna metterle in pratica. Io ho appena riportato un tuo post nel pezzo in cui eri un po' polemica col comune. Sì, ero un po' polemica, allora diciamo che questi giorni sono stati un po' abbastanza movimentati perché fino all'ultimo non sapevamo quali fossero. Sta partendo il primo, noi aspettiamo Gimo Ponti, il terzo, per fare la vera inaugurazione. È partito vuoto però. Perché tutti gli altri si sono radunati per prendere il Gimo Ponti. Che è a che ora? È alle 10:15, quindi fra 15 minuti. Dicevi? Sì. No, che sono stata un po' polemica perché mi sarebbe piaciuta una pubblicizzazione maggiore del servizio da parte soprattutto del comune, che poi è l'ente interessato, perché è una mobilità che si sviluppa all'interno del comune, quindi forse i cittadini andavano informati meglio di un servizio che parte. Intanto oggi ti giro attorno così diamo anche visibilità alle persone che sono con te, seguimi. Sì. Siete un po' pochini, posso dirlo? Siamo ancora pochini, ma perché siamo stati. Io mi ricordo champagne, ma adesso arrivano, adesso bandiere, arrivano. Urla. Io ho solo aperto le danze. Ah, perfetto. No, arrivano perché sono ancora da un bro. È dovere che vadi le tasse. Sì, che la vota, poi fa. Lei addirittura timbra e scende. Timbra e scende, poi li timbra, ovviamente.